Mamma mia, quanto godo! Con calma. Allora, partiamo da un presupposto. Era la Salernitana, ok, sempre la cintura, porca di quella, per la fretta. Era la Salernitana, ok, quindi abbiamo affrontato una squadra che sulla carta, ragazzi, dovevamo battere. Perché per quanto mi riguarda, le squadre che si trovano nel fanalino di coda, ragazzi, soprattutto le neopromosse, aggiungendo lo Spezia, che se non si decide a cambiare Thiago Motta, penso che lotterà fino all'ultima giornata, e forse l'unica è l'Empoli, che almeno prova a giocarsi le partite, l'abbiamo visto ieri. Ma è stata una partita di una difficoltà incredibile, che la Roma è riuscita veramente col cuore, col coraggio, con la calma a portare a casa. Io a fine primo tempo ho detto su Instagram: vi ricordate di Benevento Roma? Identica, anzi anche peggio, perché il Benevento almeno aveva quei due o tre giocatori che tecnicamente davanti potevano darti fastidio. Invece no, la Salernitana 5-4-1 con solo Bonazzoli davanti, che in mezzo ai Bagnez e Mancini sembrava una papera spersa. Quindi era doppiamente difficile, perché ci avevano bloccato il centrocampo, e quindi giocare tra le linee al centro centralmente era praticamente impossibile. Primi 45 minuti, ragazzi, assolutamente difficoltosi, e quello che ho detto nel primo tempo era: questa partita la sblocchi con la giocata di un singolo, con la giocata di un campione, la sblocchi con una palla inattiva, con un qualsiasi costo, un gollonzo, tutto quello che volete. Ed è stato così. Lorenzo Pellegrini, porca di quella miseria, oggi vi basta? Due gol, una partita incredibile, vi basta? O dobbiamo sempre rompere le palle a Pellegrini? Oggi, almeno la prestazione di oggi, vi basta? Spero di sì, perché oggi non solo ha sbloccato la partita, ha fatto un gol, un inserimento vecchio stile alla Perrotta. Vi ricordate Perrotta? Ha fatto quell'inserimento incredibile, forse mezza papera di Bellet, ma chi se ne frega. Ha fatto quel gol a giro che, mamma mia, mi ha fatto godere tutti gli anti-Pellegrini stasera. Mamma, io come go, vi voglio vedere in faccia, io li volevo vedere proprio in faccia, parlarci stasera faccia a faccia per sentire quello che avevano da dire. Voglio vederli in faccia, sul serio, e voglio che lo scriviate qui sotto se vi ha fatto cagare Pellegrini anche oggi. Voglio che lo scriviate qui sotto. Secondo tempo incredibile della Roma, poi giustamente passi in vantaggio e la Salernitana lì in un modo o nell'altro deve scoprirsi per provare ad agguantare il pareggio. Però la Roma, ragazzi, è stata coperta, equilibrata, non abbiamo sofferto praticamente mai, tranne sull'occasione di Bonazzoli sul 2-0. Finalmente ha segnato Tammy, ha fatto un gol pazzesco, il gol di Tammy a giro sul secondo palo, che bacia il palo e va dentro. Un gol difficilissimo da fare, perché lì sei di fianco alla porta, quindi non la vedi, quindi lì devi tirare di prima intenzione come il cuore comanda. Però il 2-0 di Veretout, ragazzi, è stato di una bellezza incredibile. È avvenuto prima grazie a una giocata di Tammy, che in mezzo a due con la suola se n'è andato. Poi tutta di prima, un'azione tutta di prima tra Carles Perez, Tammy per Mkhitaryan, inserimento di Veretout senza palla, che è stato incredibile. 2-0, fenomenale. Sempre per ricordare che Mourinho non fa giocare bene le sue squadre, un catenacciaro, però sti cazzi, è finito Mourinho, noi ce lo teniamo tranquillamente. Poi il 4-0, il 4-0 di Pellegrini è stata una roba, ragazzi, incredibile. Un tiro a giro, cioè sta partita poteva finire 5-6-0, non avremmo rubato assolutamente nulla. Io sono, ragazzi, io veramente, era da tantissimo tempo, io sto coi piedi per terra e voi lo sapete, sono il primo, ma era da tantissimo tempo che non ero così contento quando vedo una squadra giocare. Perché in passato sì, la squadra vinceva, però magari soffrivamo, però ragazzi, io sono proprio contento, cioè io vedo la squadra, ma al di là dei risultati, io vedo la squadra che rincorre tutta insieme, quando c'è un potenziale contropiede tornano tutti dietro a difendere, i raddoppi di marcatura. È stata un'altra partita che mi ha dimostrato che sta squadra va tutta verso un obiettivo, tutti insieme, è una squadra, ragazzi,
finalmente posso dire che la Roma è una squadra, e non solo per il 4-0, i gol, ma proprio per le motivazioni che ci mettono, la voglia in campo che ci mettono. È stata una partita che mi ha dimostrato per l'ennesima volta che questa squadra è una squadra. Io ve l'ho detto nel video di due giorni fa, spero che in questi ultimi due giorni di mercato si riesca ad accontentare Mourinho per il centrocampista, perché vedo che le altre arrancano. Io sono il primo a dire che l'obiettivo principale della Roma è tornare in Champions da quest'anno, perché ve l'ha detto Mourinho, ci vuole tempo, non pensate a scudetti, non pensate a niente, pensate partita dopo partita e pensiamo a tornare in Champions, perché i soldi della Champions ci danno l'opportunità di fare anche mercato, e un determinato mercato. Quindi manteniamo i piedi per terra, però vedendo come le altre arrancano, vedendo le altre, che poi si tratta solo di Juventus e Atalanta, però vedendo come le altre hanno fatto fatica a fare mercato, riuscire ad accontentare Mourinho con un altro centrocampista sarebbe la ciliegina sulla torta, perché oggi Villar è andato in tribuna, l'altra volta è andato Darbo in tribuna, oggi era in panchina. Non so se sia una scelta tecnica o una roba di mercato, non lo so. Però questo è il discorso: se riusciamo ad accontentare Mourinho abbiamo una bella strada da affrontare tutti insieme. Non parliamo di scudetto, perché veramente mi incazzo partita dopo partita. Cerchiamo di accontentare Mourinho e cerchiamo di seguire tutti insieme Mourinho, e se non dovesse arrivare il centrocampista, questa squadra ha le potenzialità per arrivare tra le prime quattro, perché l'anno scorso con la stessa squadra, senza un attaccante e senza un portiere, eravamo terzi fino a marzo. Quindi io voglio arrivare almeno tra le prime quattro, dobbiamo farlo perché ne va del nostro futuro, perché dobbiamo tornare in Champions. Però senza il centrocampista questo è un mercato da 8 assolutamente, perché la Roma è migliorata, e non voglio sentir lamentele perché non è arrivato quello, non è arrivato quella. Sti cazzi, fiducia a Mourinho, fiducia alla squadra, perché la squadra è forte, manteniamo i piedi per terra. Ma io sono gasato perché la Roma, non perché la Roma vince, ma per come vince, per come lotta tutti insieme. Forza Roma ragazzi, peccato per la pausa, perché aspettare due settimane per vedere un'altra partita è un'agonia. Forza Roma!